vinto anche la prova femminile, beffando le atlete tedesche, che erano ben tre, per cui la favorita. Siamo quasi pronti per la staffetta, intanto dovrebbe avvenire tra un paio di minuti all'incirca, siamo un po' forse in anticipo rispetto a quello che è il programma, in ogni caso la 4% donne che ci riguarda da vicinissimo, perché c'è l'Italia, Repubblica Ceca, Grecia, Germania, Russia, Italia e Polonia, questa è la Cechia appunto, e poi la Francia successivamente, questa è la Repubblica Ceca, in corsia 1 Iveta Mazakova, poi abbiamo Martina Dostalova, Pavla Rinbova e Jitka Bartoničková per la Repubblica Ceca, corsia 2 per la Grecia con Evangelia Kavura, la seconda frazionista sarà Yefteria Kobidou, Agni Derveni in corsia terza frazionista, la quarta frazionista Yekaterini Karatsa. Germania, Ann-Kathrin Elbe, Verena Seiler, Maraika Peters, Ann Möllinger per le tedesche. La Russia, che è stata quindi recuperata e riammessa con Yunia Mektizade, Ksenia Vdovina, Natalia Murinovic, Yulia Cermoshanskaya, collega, ha vinto anche loro nello sprint. Italia con la nostra Chiara Gervasi, poi Maria Aurora Salvagno, Giulia Arcioni, Audrey Hallow. L'Italia, ricordiamo, ha avuto un tempo eccezionale. A questo punto vediamo se riuscirà nell'eventuale pronzo. Poi la Polonia con Paulina Simieniako, Evelina Klocek, Marta Jeczke, Ivona Brezinska. Francia con Elodie Barr, Miriam Soumaré, Nelly Bancot, Ayo Delei Kuzan, fino a poi l'ultima corsia praticamente per l'ottava. Con l'Ucraina, Sevil Ibrahimova, Galina Tonkoyid, Maria Riemian e Olga Andreeva. Allora l'inserimento della Russia ripone i giochi completamente aperti, anche se la Russia pare la favorita. Germania, Russia, Italia e Polonia, Attilio, forse anche la Francia potrebbe. Sì, la Russia aveva corso in 43,98, ma il miglior tempo è quello della Germania, 43,73, poi c'era il 44,07 della Polonia e il 44,08 dell'Italia. Dopo l'Italia che può far bene, l'Italia femminile è già arrivata due volte alla medaglia di bronzo, qui con Gervasi, Salvagno, Arcione, allo può fare meglio di questo 44,08. Tutto dipende dai cambi, sono quattro atlete ben affiatate con personali da 11,62 a 11,66 per le migliori, Arcioni, Salvagno e Gervasi. Una buona corsia l'Italia quinta, ma attenzione, Russia in quarta e poi abbiamo la Germania in terza. Al tempo, sì, prima al tempo praticamente nella prima corsia la Repubblica Ceca. Ha chiesto al tempo per questa finale, quindi si allunga l'attesa. Eccola qui la Repubblica Ceca, è stata Iveta Mazakova, la prima delle frazioniste. 4% femminile. Sevil Ibrahimova, intanto questa è l'Ucraina, è guardata da questa telecamera della regia ungherese. Andare anche un resoconto nell'attesa che parta questa 4%, ancora c'è un pochino forse del salto in lungo donne, vedere qual è il risultato per la nostra Tania Vincenzina. Siamo nella finale che è cominciata ormai già 1 ora e 10 minuti fa, sempre quinta Tania Vincenzina con 6,50, deve effettuare il suo quinto tentativo effettuato con 6,38. Comunque la cosa importante è che è sempre stata sopra il personale costantemente, aveva già 6,38. Intanto avete visto teatrino verde, vuol dire che non c'è partenza falsa, tutto azzerato, non ci sono penalità. La Francia ha vinto due volte questo campionato, la prima volta fu la Germania nel 97, poi Francia, Gran Bretagna 2001, l'Ucraina anche lei nel 2003 a Bydgoszcz e la Francia nell'ultima edizione del 2005 in Germania. 44,22 è il miglior tempo, il primato dei campionati, proprio dalla Francia nel 2005, Erfurt, Germania. Attenzione quindi alla Germania, alla Russia, Italia e eventualmente Polonia, le corsie centrali da intenderci. Abbastanza questa volta valida, è partita bene l'Italia con la nostra Chiara Gervasi, prima un po' di problemi
con il cambio praticamente nella batteria di semifinale con Maria Aurora Salvagno. Questa volta il cambio è buono, bene ancora l'Italia, è pronta Giulia Arcioni. Andiamo a vedere quelli che sono proprio le eventuali posizioni. Vediamo il primo cambio dove avviene, è avvenuto con l'Ucraina addirittura. Sì, l'Arcione bene la Polonia, eccola qui Giulia Arcioni, è quella praticamente con la coda nella parte centrale, è lì, eh. Vediamo Odriallo, deve essere effettuato il cambio prima della linea bianca. Odriallo. Sì, ci siamo dentro. Ci siamo, quarta. Vediamo un po', è quarta Odriallo, vanno via praticamente le altre. La Russia che va a vincere con la campionessa dello sprint ieri, poi Polonia-Germania, quarta l'Italia. Quarta l'Italia, si è offerta un po' nell'ultimo cambio, ci vogliono maggiori individualità. E la Russia ha creato la situazione, 43-67. Guarda però, quello che dicevamo prima, se la Russia non fosse stata in gara, l'Italia era persa. Sì. Perché è arrivata quarta con la squalifica della Russia. Prima insomma avevamo fatto questa previsione, facile da farsi. Per un tempo manuale dell'Italia di 43-98, vuol dire un tempo elettrico decisamente sopra i 44. 4-0-8 di prima. 44-08 hanno effettuato. 44-08 e c'è da pensare che l'Italia non abbia fatto meglio di quanto aveva ottenuto in batteria. Guarda, non riesce praticamente a riprendere la Polonia qui, Russia, Germania. Guarda la Russia come esce. Sì, Germania terza. No, Germania seconda direi probabilmente, proprio al foto finish sulla Polonia. La Russia è uscita fuori, ma d'altronde lì hai Yulia Chelmoshanskaya come ultima frazionista. Ieri ha vinto alla grande proprio di 100, grande dimostrazione di forza. L'altro ieri, due giorni fa per la precisione. E la Russia che si abbracciano. Sì, a Chelmoshanskaya che Natalia Murinovic. E come vedi si può passare dalla squalifica al successo finale, spesso succede, e dunque ci sono i reclami dei dirigenti della società. E allora in questa occasione la Russia, che peraltro abbiamo detto non aveva mai vinto, due volte la Francia, Gran Bretagna, Germania. Peccato per l'Italia quarta. Andiamo ancora con il lungo, siamo alle battute.